Ciao, buongiorno a tutti. È un po' che non chiacchieriamo, ma oggi ho una fantastica novità che è arrivata, che era un'attesa che ci ha fatto aspettare un pochino, ma sono contentissima di potervi presentare oggi le due nuove fragranze di Astro File Stella, che sono Paris Cherie e Nabati. Allora, due opposti, due fragranze completamente diverse e ovviamente comincio dalla mia preferita. Mi ha fatto viaggiare con la mente, mi ha fatto sognare questo profumo, un connubio di note, che insieme creano un'atmosfera magica. Siamo a Parigi e devo dire che Parigi quest'anno è stata l'ispirazione di tantissime fragranze, tantissimi profumi, a partire dal nostro Glaze, e poi abbiamo avuto l'uscita di Macaron, del profumatore d'ambiente di Epicot, che ricrea questa atmosfera parigina, e poi arriva Paris Cherie. Parlando di questa fragranza, ho fatto un'associazione ieri e indossandola praticamente mi sono sentita molto Emily in Paris, la famosissima serie di Netflix che appunto è ambientata a Parigi, e mi sono divertita a pensare a questo connubio, a questa immagine. Siamo a Parigi appunto e siamo all'alba, al momento in cui arriva il sole, la giornata comincia e si scalda. E dalle strade arriva questo odore di pasticceria, di pasticcini appena sfornati, e si aleggia anche nell'aria questo odore di caffè tostato. Inizialmente sentiamo subito questo connubio brioso, che poi è questa fragranza molto briosa, molto brillante. Veramente mi entusiasma tantissimo perché l'ho subito adorata. Caffè bollente, questi chicchi di caffè tostati, miscelati a questa fava di cacao, a questo cioccolato, che quindi creano un inizio estremamente brioso. Si vanno a scaldare con delle note molto cremose e molto vanigliate per racchiudere una puntina più succosa e più succulenta, che ci mette proprio quasi l'acquolina in bocca con dei granuli di pera. È quindi praticamente un profumo che ricorda tantissimo un dolce alla pera al cioccolato. Lo trovo strepitoso, di un'eleganza unica perché non è assolutamente stucchevole, ma abbiamo queste note vanigliate che sono estremamente equilibrate. E arriva il granulo della pera in bocca, arriva questo caffè energizzante inizialmente, che si adagia su questo cacao e vaniglia. È meravigliosa. È un profumo che mette di buon umore, che veramente fa sorridere perché dici: forse è la vaniglia che stavo cercando, forse è quella vaniglia che non tende al caramello, ma che tende ad essere un'aura, soffice, cremosa, ma che non è troppo. È adorabile, veramente bellissimo. Cambiamo completamente immagine e qui siamo in Arabia, siamo quindi su delle note completamente orientali, molto più speziate. Lo trovo un profumo molto sensuale, molto caldo. È una poesia scritta nel deserto, dove quando la sabbia si alza con il vento e ci si fa trasportare da queste atmosfere orientalizzanti e magiche. Abbiamo un'apertura di zafferano e di cardamomo che gli danno quella nota un pochino più speziata, per poi invece andare a toccare degli elementi che sono molto più morbidi e molto più rotondi. Questo burro di iris insieme a questo accordo pelle dato dal cuoio è meraviglioso. Il cardamomo soprattutto inizialmente dà questa nota molto arioso, se pensiamo anche proprio alla spezia, quando noi magari la usiamo per cucinare, che la schiacciamo, io la schiaccio direttamente con il coltello, arriva questo odore aperto, estremamente arioso, e abbinata a queste note di cuoio, e queste note un pochino più rotonde date dalla cremosità del burro d'iris, è veramente un orientale molto morbido e soprattutto molto sciccoso, molto elegante. Abbiamo dei leggeri effluvi di note acquatiche, di note salate,
quindi potrebbe essere come immagine, soprattutto un'immagine notturna, anche per almeno quello che mi sono immaginata pensando a questo profumo, anche per questo la bottiglia è tutta completamente blu ed è bellissima tra l'altro, come se noi fossimo nel deserto vicino a uno specchio d'acqua. Ecco, quindi abbiamo questo connubio di caldo e freddo che è veramente meraviglioso. E che dire, come sempre, Astrofile Stella rimane secondo me un brand molto prestigioso, molto lussuoso, che crea delle fragranze uniche. Sono degli estratti di profumo, quindi sono molto concentrati ed è per questo che fanno la versione più piccolina da 50 ml. Che dire, vi invito a testarli, vi invito a provarli e buona degustazione a tutti. Grazie e buona giornata. Ciao!